Professoressa, innanzitutto grazie. Una conferenza che veramente ha fatto venire voglia di leggere il libro a tutti, perché si sono scatenate forse più domande che risposte. Spero che lo prenda come un complimento. La prima che mi è venuta è: perché Trump oggi vuole tornare sulla Luna? Per gli stessi motivi per cui ci sono andati 50 anni fa o c'è altro? Sicuramente c'è una voglia di non farsi superare dai cinesi. Gli americani hanno capito che i cinesi sono molto seri su questa cosa e hanno detto chiaramente che loro sono stati i primi ad andare sulla Luna nel XX secolo e vogliono essere i primi a tornarci nel XXI secolo. Non ci sono altri giocatori in ruolo, i russi non ci sono più, per esempio? I russi a questo punto fanno parte della compagine internazionale, della quale fanno parte anche gli americani, nel senso che si vuole rifare una collaborazione internazionale come quella che gestisce la stazione spaziale. Quindi la NASA, l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, l'Agenzia Spaziale Canadese, quella russa e quella giapponese. Quindi questo pool di agenzie spaziali che già lavorano insieme nella Stazione Spaziale Internazionale hanno dichiarato di voler lavorare insieme per tornare sulla Luna. Se io adesso le firmassi un assegno da 150 milioni di euro, lo prenoterebbe, di euro scusi, di dollari, lo prenoterebbe quel biglietto per andare sulla Luna? Non sono sicura. Per paura, perché non è un desiderio, per... Temo che passerei tutto il tempo a vomitare. Devo dire, sono una persona che tende a farsi venire la nausea se l'aereo sballottola un po', quindi temo che sarebbe un viaggio, diciamo, molto poco piacevole. Grazie mille.